Ciao ragazzi, siamo qui al Rock on Sea New Sea Legend. Siamo con i Fala Scam. Yeah, fucking amazing, eh? Yes, Gamale as Gaps. Niente, faremo questa intervista velocissima e dopo ci sarà la diretta. Andiamo con calma. Allora, com'è nato il vostro progetto? Il nostro progetto è nato circa un anno fa. È nato dalla fusione di diverse idee, diversi generi che ascoltavamo, io e il maestro Enrico alla tua sinistra e Raffaele, l'altro componente che oggi non c'è. Ci accomunava un genere, abbiamo deciso di mettere insieme le idee e sono nate le canzoni. Gruppo e il disco finito, giro di un mese abbiamo fatto tutto. Perfetto, cioè proprio come si suol dire, cotto mangiato proprio, cotto mangiato. Come direbbe la Parodi. Allora andiamo avanti. Da dove prendete le ispirazioni per le vostre canzoni? Il genere un po' che c'è a comune, a quale ci aspiriamo, è un po' l'alternative rock, quindi band come Alphabridge, Nickelback, 30 Seconds to Mars, Lifehouse, non disprezzando anche il background di hard rock anni 80 che abbiamo ascoltato per anni e anni, quindi è una bella miscela. Però ovviamente tutto reso in maniera personale e interpretato in maniera personale. Vabbè, logico, c'è sempre il lato personale che... Allora, parlateci del vostro album, Time to Reborn. Yeah. Reborn. Quali sono i messaggi che lo compongono? Ci sono dei messaggi singoli o è un tema comune dell'album? Temi, appunto, sono molti temi che noi trattiamo nelle nostre canzoni. Ad esempio c'è una canzone Forsaken World dove abbiamo fatto chiaro cenno a un discorso di Martin Luther King, quindi parlo un po' di questo mondo abbandonato. La stessa Time to Reborn è uno sprone a tutte le persone a rialzarsi nonostante le difficoltà. La stessa Remember, Urban Chaos, che ritrae un po' questa società malata, un po' una società del cazzo, e quindi questo invito, noi cerchiamo di invitare le persone a riscoprire se stessi e allo stesso tempo a reagire e a rialzarsi. Quindi un messaggio che noi diamo è questo. Quando è uscito? Stavo dicendo, ci sono diverse spiegate sensazioni, emozioni che sono racchiuse all'interno dell'album. Quindi con diverse canzoni queste cose vengono riportate melodicamente e secondo anche poi raccontate nelle canzoni. Quindi ogni persona che ascolta le canzoni può ritrovare se stessa e rispecchiarsi insomma nelle canzoni. Non l'ho sentito, lui può darsi che già l'ha detto prima. No. Okay. Quando è uscito l'album? L'album è stato presentato a ottobre l'anno scorso al Teatro Don Bosco di Caserta, ufficialmente sul mercato da gennaio 2016 sulle piattaforme digitali, quale poi Amazon, iTunes, Spotify, insomma, lo trovate in giro sul web. Ok, questa è la domanda, ora vi faccio la domanda di chiusura. Praticamente è la domanda classica di tutte le interviste di Radio Teronia Rock. Diteci la cosa più strana che vi è successa durante un vostro live, durante un'esibizione. Aspetta, mi consulto per vedere la più civile. Momento consultazione, consultivo. Stanno decretando l'episodio vincitore. Giusto per trovare la più civile, quale vogliamo dire tra quelle là che possiamo dire pubblicamente? Preparati, però dai, allora vi rimandiamo alla prossima intervista per svelarvi questa cosa. Anche perché noi possiamo parlarvi forse di qualche cosa normale che ci capita ogni tanto, quindi facciamo, dai. Vabbè ragazzi, loro sono... Per questa serata volevo ringraziare i fratelli Salvatore Laurella e Alberto Laurella che sostituiscono i membri della band, Raffaele Giacobone e Giuseppe Grillo, che purtroppo non ci sono, quindi... James Franco alla batteria. Abbiamo chiamato i fratelli fighi del Casertano, quindi due mine veramente. Quindi grazie a loro. Ok ragazzi, Radio Teronia Rock, New Sea Legend, Rock on Sea, Radio Teronia Rock.